Le notizie in primo piano di questa edizione del telegiornale. Urtano con lo scooter un pick-up, finiscono nella corsia opposta e vengono investiti da un'auto. Paura Calcinelli per due giovani trasportati dall'Eliambulanza al Torrette di Ancona. Perdono il controllo delle auto e finiscono fuori strada, chi nel fosso e chi contro un palo, tre gli incidenti a Fano Ancona e Fabriano. Ancora una vittima per il Covid nelle marche, perde la vita una donna di 92 anni, boom di contagi con 40 positivi in 24 ore, di cui 15 nella provincia di Pesaro Urbino. Anche le persone in quarantena per il coronavirus potranno votare alle prossime elezioni ma a domicilio, nuove norme anche per chi esprimerà la preferenza all'interno dei seggi. Sondaggi elettorali, acquaroli in testa e ancora molti indecisi, ecco il parere dei pesaresi. Vandali elettorali imbrattano i manifesti del candidato consigliere Francesco Baldelli, che replica: Non fermeremo le nostre battaglie. Lavori fermi da un anno nelle rotatorie a Fano, l'assessore Tonelli rassicura: ripartiranno entro la fine del mese. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la Flaminia Calcinelli di Colli al Metauro. Eh, All'altezza dell'autoscuola, due ragazzi del posto di 15 e 18 anni erano a bordo dello stesso scooter quando a causa di una distrazione, pare che stessero salutando degli amici al lato della carreggiata, hanno urtato nel fanale sinistro un pick-up che li precedeva. Per l'impatto lo scooter è finito nel l'altra corsia ed è stato investito da un'auto, una Opel Zafira, che stava sopraggiungendo dal senso opposto. I due giovani centauri rimasti feriti ma coscienti sono stati trasportati da duelli ambulanze al torrette di Ancona. Potrebbero aver riportato diverse fratture sul posto oltre ai sanitari anche la polizia locale e i carabinieri. Gli altri tre incidenti si sono verificati oggi nella nostra regione tutti con una dinamica simile. Questa mattina a Torrette di Fano una donna di 59 anni ha perso il controllo dell'auto ed è finita nel fosso adiacente alla carreggiata. La donna che è rimasta incastrata nell'abitacolo è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata dal 118 all'ospedale Santa Croce. Sul posto è la polizia locale di Fano per i rilievi di legge e una gru per recuperare il veicolo. Invece alle 9.40 in via Francavilla d'Ancona, sempre in mattinata, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso. Sul posto, in questo caso, i vigili del fuoco di Senigallia con un'autobotte, un mezzo 4x4 per il recupero sempre della vettura. Il terzo incidente autonomo è accaduto a Fabriano, poco prima di mezzogiorno, in via Don Giovanni Minzoni. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della microcar ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un palo della luce. I pompieri di Fabriano sono intervenuti con un autobotte per mettere in sicurezza il veicolo e l'area dell'intervento, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato il conducente al pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano. Sul posto anche i carabinieri, sempre per i rilievi di legge. E adesso il Covid nelle Marche oggi si registra un'altra vittima per coronavirus. Si tratta di un'anziana di 92 anni di Sant'Elpidio a Mare, ricoverata all'ospedale di Fermo. È affetta da patologie pregresse. Circa dieci giorni fa era stata riscontrata la sua positività, il Covid-19, attraverso lo screening nel percorso sanitario. Nelle ultime 24 ore è stata registrata anche un'impennata di contagi. Sono 40 i casi rilevati su oltre 800 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Quasi la metà dei nuovi positivi è stata rilevata in provincia di Ascoli Piceno con 18 nuovi casi. 15 in provincia di Pesaro Urbino 4 in quella di Ancona e 3 nel Maceratese i contagi comprendono 14 persone rientrate dall'estero Cina, Ucraina, Albania, Macedonia e Moldavia solo 7 soggetti con i sintomi inoltre ci sono 8 contatti in ambito domestico un caso rilevato dallo screening in ambienti di lavoro 3 contatti stretti di positivi un caso trovato tramite screening nel percorso sanitario e un altro nel percorso sierologico 5 poi sono i casi in fase di verifica. I ricoverati scendono da 16 a 13 mentre aumentano ancora le persone in isolamento domiciliare e quelle in quarantena per contatti con contagiati, che ad oggi sono 2082. E in vista delle norme anti Covid, nel prossimo servizio vi mostreremo le modalità di voto, quali sono i seggi cambiati nella città di Fano e soprattutto come potranno votare le persone in quarantena oppure isolate in casa per appunto contagi o contatti da coronavirus. È il primo appuntamento elettorale a svolgersi dopo il lockdown, ma pur sempre in tempi di emergenza sanitaria. Il 20 e 21 settembre i cittadini torneranno alle urne per le elezioni regionali, per le amministrative in 15 comuni delle Marche e per il referendum, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Anche le persone in quarantena manterranno il diritto di voto, ma con particolari modalità a spiegarcele. È l'assessore alla polizia locale del Comune di Fano Sara Cucchiarini. Le persone in quarantena, in quarantena fiduciaria o che hanno comunque sintomi di febbre eh, potranno fare richiesta all'ASUR eh, del, del voto a domicilio. Dovranno appunto eh, compilare una richiesta, una modulistica eh, specifica che c'è appunto per questo. E eh, sarà eh, un un presidente di seggio con due scrutatori che andrà a casa del soggetto in questione per appunto permettergli di votare. Il certificato potrà essere richiesto fino al 15 settembre o tramite l'apposita modulistica disponibile sul sito dell'ASUR, la quale rilascerà la ricevuta di richiesta in PDF da allegare alla domanda oppure attraverso l'operatore call center che, mediante le linee dedicate, effettuerà la domanda per conto dell'utente. L'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione riceverà la richiesta e dopo aver controllato la veridicità potrà stampare il certificato numerato e inviarlo tramite PEC al comune di residenza. In vista delle norme anticontagio cambiano anche le modalità di voto all'interno dei seggi. All'ingresso del plesso ci sarà una, eh, una confezione di gel per la sanificazione e si sanificherà subito le mani, eh, sarà eh, guidato da un percorso indicato a terra sia d'entrata che d'uscita eh, e poi dalle persone che aiuteranno appunto al non assembramento protezione civile, i militari e la, e la forza dell'ordine che saranno appunto in ogni plesso eh, ad andare verso il proprio, eh, il proprio seggio. Al, di fronte al presidente di seggio eh, si recherà appunto con i propri documenti. Il presidente quando gli farà cenno appunto di dare documenti lui darà i propri documenti, farà un passo indietro il presidente gli chiederà di abbassare la mascherina per il riconoscimento. Eh, e a quel punto ritirerà sulla mascherina. Verrà verranno consegnate ad ogni elettore due schede per il voto per le regionali e per il referendum. E la matita prima di prendere la matita si sanificherà di nuovo le mani e si dirigerà verso la cabina appunto per la votazione. Al termine sarà il cittadino che in modo autonomo dovrà inserire le schede nelle urne. Altre modifiche poi riguardano lo spostamento di due sedi nel comune di Fano. Ci sono delle piccolissime modifiche eh, per uh, solo due plessi eh, che è l'ex Carducci, tutti quelli che votano lì eh, quest'anno voteranno invece al, al liceo scientifico Torelli e eh, chi invece vota, vota, votava a Centinarola voterà nell'unico plesso della scuola appunto, di Centinarola che viene diciamo, unificato. Per tutto il resto i seggi rimangono gli stessi dello scorso anno, quindi ognuno potrà recarsi nel proprio seggio. E mentre i sondaggi per le elezioni regionali darebbero in vantaggio il centrodestra e quindi il candidato governatore Francesco Acquaroli, la situazione nella città di Pesaro sembra leggermente diversa. Sentiamo. Le regionali del 20 e 21 settembre si avvicinano ed i sondaggi registrano una grande svolta rispetto all'attuale governo. Nonostante infatti alle redini delle marche ci sia attualmente il centro-sinistra, per queste elezioni i pronostici vedono in testa Quaroli, il quale avrebbe maggiori chance di arrivare al comando. Il distacco tra le due fazioni in gioco sarebbe di 14 o addirittura 16 punti per il centro-destra, senza contare il 25% di indecisi che riflettono ancora sul da farsi. A questo riguardo abbiamo chiesto il parere dei pesaresi. Voto quello del, della sinistra di, di rifondazione perché lui si è impegnato eh, nell'ambiente, perché eh, quelli che ci sono adesso, anche i ceriscioli, con l'ambiente purtroppo ha fatto poco. Guarda, basta vedere le provinciali, no, queste strade qui, statali, sono tutte piene di plastica, immondizia. E poi cosa fanno? Quando tagliano l'erba, questa plastica viene trinciata e va a finire nel, nel nostro mare, nei nostri fiumi. Non voto perché è tutta una fregatura. E dato che io non voglio essere fregato, ed è 50 anni che cerco di fregarmi, allora niente, perché tanto non cambia niente? Perché i padroni veri non sono i politici, ma sono altri, capito? Dunque votare è una presa per i in più. Il 90% delle persone non sa niente di politica e non sa niente, perciò che cosa vota? No, a votare vado di sicuro, Io a votare vado di sicuro, ma senz'altro. Vedo quello che sta dicendo, speriamo che lo porta tutto a favore, in porto, perché quanto fanno le campagne elettorali, tutti promettono tante cose, poi alla fine... Ce ne sono poche, però speriamo che ci sia qualcosa di più, sia per i pesaresi che per le marche, che per Pesaro, per tutti. Ma io ho sempre votato, avevo votato per Ceriscioli, voterò per Mangialanni. Con quanta convinzione non lo so. I politici come gli sportivi, come tutti noi, andrebbero giudicati da, da quello che fanno, non da quello che dicono. Potrebbe essere brava anche a Quaroli, dipenderebbe da cosa farebbe in caso di elezione. Eh, al di là di una valutazione generale, mi pare che Ceriscioli si sia comportato bene, molto bene in occasione del Covid. Poi il resto è lasciato alle valutazioni. Ma come vede lei Mangialardi come sostituto di Ceriscioli? Ceriscioli non era male, però purtroppo eh, si è impegnato poco su queste cose. Perché guarda caso Marche Montesezzi fa quello che gli pare, cioè addirittura come dicevo prima, lascia le strade anche sporche. Inoltre, causa coronavirus, c'è chi teme assembramenti e file sia fuori dai seggi che per entrare nella cabina elettorale e chi invece si dichiara per nulla spaventato. Io mi, mi comporto secondo i dettami, eh, come vede sono anche qui, anche se sono solo ho la mascherina. E, no, è un problema che non mi pongo certo ci sono delle norme da rispettare io credo che se vanno rispettate è difficile che, che ci si contamini la pandemia per il voto no, 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 no. l'importante è che vadano avanti loro che non siano loro una pandemia i nostri politici più che il covid in sé per sé no, no, non ho paura avrei preferito che fossero state fatte fuori dalle scuole dall'ambito scolastico, quello sì si parla anche del sembramento parla. sembramento è sempre una cosa che fa paura a Pergola invece sono stati imbrattati alcuni manifesti elettorali del candidato al Consiglio della Regione Marche, Francesco Baldelli. Baldelli, i suoi cartelli sono stati presi di mira, quando è successo? Questa notte ci raccontano dei cittadini che nascondendosi nel buio delle vie della nostra città, alcuni quattro anzi, eh, loschi figuri con armati di vernice e pennelli hanno imbrattato i nostri manifesti. Probabilmente le nostre battaglie danno fastidio, ma non sono questi gesti sicuramente che ci intimoriscono. Sono successi anche altri atti? Sì, alcuni episodi in giro per la provincia di manifesti strappati o imbrattati. Ma è chiaro che questo non ferma le nostre battaglie ma ci dà ancora più energia nella difesa dei diritti dei cittadini e dei nostri territori. Adrebus e il comune di Urbino rassicurano le famiglie che usufruiscono del trasporto pubblico per raggiungere le scuole materne, elementari e medie del comprensorio. I servizi con le attuali regole saranno garantiti per tutti gli istituti di competenza. Ovviamente servono grande cautela, prudenza e responsabilità da parte dei genitori, precisa il presidente di Adrebus Luciano Balducci. Fondamentale, prosegue il direttore Massimo Benedetti, è misurare la febbre ogni mattina prima di utilizzare il mezzo e rimanere a casa in caso di sintomi influenzali. La mascherina è obbligatoria per i bambini al di sopra di 6 anni e sarà necessario igienizzare le mani prima di salire a bordo. Chiediamo come sempre pazienza e collaborazione, special modo i primi giorni hanno aggiunto i vertici di Adrebus siamo sicuri hanno concluso che nel giro di una settimana andremo sicuramente a regime. Il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato un decreto che modifica la capienza massima consentita negli impianti sportivi al chiuso. Arrivano nuove misure per la partecipazione del pubblico a eventi sportivi eccezionali in impianti al chiuso nella regione Marche. In base al decreto firmato da Luca Ceriscioli, Presidente della Regione, infatti cambia il numero di spettatori che potranno assistere alle iniziative all'interno delle strutture adibite. Non saranno più disponibili solamente 200 posti, come era stato affermato in precedenza, ma bensì il 25% della capienza massima consentita per l'impianto sportivo. Il numero di presenti sarà determinato in base alla capienza autorizzata della struttura, secondo le norme vigenti, meno il numero di sedute non utilizzate. Ogni posto inoltre dovrà essere sistemato a distanza di un metro l'uno dall'altro, sia frontalmente che lateralmente. Gli organizzatori di questi eventi, tra i vari obblighi, quali predisporre una scorta di mascherine, dotare l'impianto di postazioni di gel igienizzante e misurare la temperatura all'entrata della struttura, dovranno anche sconsigliare la partecipazione dei soggetti più fragili e con patologie per tutela della loro salute e consigliare invece il download dell'app Immuni. Gli spettatori, infine, i quali sono obbligati ad indossare sempre la mascherina, potranno alzarsi dai loro posti solamente per bisogni igienici o per lasciare definitivamente lo stabile. Sono vietati inoltre striscioni, bandiere, materiale acustico ed ogni forma di tifo organizzato. E Sono iniziati i lavori di installazione dei nuovi giochi cosiddetti inclusivi nel giardino pubblico situato tra Viale delle Regioni e Via Calabria a Marotta. Le strutture prive di barriere architettoniche daranno la possibilità anche a bambini povedenti in carrozzina o con altre disabilità motorie di giocare e di trascorrere alcune ore con i loro coetani, giocando e muovendosi in sicurezza. La nuova area è nata da un'idea dell'Associazione Malarupta e accolta con favore dall'amministrazione comunale. Ed ora la viabilità a Fano. Fino allo scorso anno erano in esecuzione i lavori sulle riqualificazioni di alcune delle più importanti rotatorie della città. Poi questi lavori sono stati improvvisamente sospesi. Allora cerchiamo di capire che cosa è successo nel prossimo servizio di Filippo Pucci. Nella città di Fano negli ultimi anni sono state realizzate diverse rotatorie. Questa curiosità è sotto gli occhi di tutti gli automobilisti che percorrono le strade Fanesi, ma è anche vero che alcune di queste sono state ben curate con la piantumazione dell'erba, l'irrigazione, l'installazione di opere e anche ornamentate con fontane. Per tutto il resto, invece, è l'erba a campeggiare, l'incuria e l'abbandono. Per questo, lo scorso anno, l'amministrazione comunale di Fano ha deciso di rendere queste rotonde più gradevoli, intervenendo con un progetto di riqualificazione. Una delle prime rotatorie ad essere riqualificate è stata quella di Via Fanella, con i lavori conclusi nell'ottobre del 2019. Nel progetto erano comprese anche quella di Via 4 Novembre e quella di Sant'Urso. Quest'ultima non ha ancora visto l'inizio dei lavori, mentre quella di Via 4 Novembre il cantiere è rimasto fermo dallo scorso anno. Ma qual è la situazione ad oggi? A spiegarcelo è l'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli. I lavori delle rotatorie che sono iniziati l'anno scorso dovevano ripartire all'inizio di quest'anno, però purtroppo sempre a causa della pandemia c'è stata l'interruzione dei lavori e anche una difficoltà della ditta a recuperare i materiali per appunto proseguire i lavori. Diciamo che abbiamo sollecitato l'intervento e quindi entro la fine di questo mese ricominceranno i lavori delle tre rotatorie. Eh, sull'interquartieri. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla mostra d'arte intitolata Eccessi d'Amore organizzata dalla galleria Seperdote che si è tenuta lo scorso fine settimana al prelato basso di Fano. Grazie per la vostra attenzione, l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. え